blagoslov nábožných predmetov. Benedizione degli oggetti sacri. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, grazia, misericordia e pace del Padre, Figlio e Spirito Santo siano con tutti voi. Ascoltiamo la lettera ai Filippesi. Rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Benedetto sii tuo, Padre, origine e fonte di ogni benedizione, che ti compiaci della crescita spirituale dei tuoi figli. Mostraci la tua benevolenza e fa che, portando questi segni di fede e di devozione, ci impegniamo a conformarci all'immagine del Figlio tuo, Gesù Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Dio, che è benedetto nei secoli, vi benedica sempre e dovunque, perché tutto copre al vostro bene. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Adesso segue ancora la preghiera di guarigione. Molitva za zdravlje duše i tijela. Preghiera di guarigione.
dell'anima e del corpo. Gospodine, Signore, Tu hai sofferto per noi e ci hai lasciato l'esempio per seguire le Tue orme. Anche se eri senza peccato, non hai fatto nulla per essere punito, hai sopportato tutto con la pazienza, mettendo tutto nelle mani del giudice giusto. Così hai preso tutti i nostri peccati sull'albero della croce, perché noi potessimo vivere nella giustizia, e ci insegni di come assomigliare a Te, come rimanere nel Tuo amore per ricevere la grazia di una vita nuova. Per essere nutriti dei frutti della Tua risurrezione. Non permettere, Signore, che nelle nostre malattie, nei problemi che ci opprimono, non permettere che ci allontaniamo da Te. Tu sei l'unico pastore di cui voce riconosciamo, di cui voce vogliamo seguire. Dai nam da Tvoj glas čujemo. Ma che possiamo sentire la Tua voce anche nei momenti difficili. Fa che il dolore non ci soffochi, ma che dentro di noi risuoni la Tua voce che ci invita a venire da Te, che sei buon pastore. Buon pastore che collega tutti coloro che sono perduti e li fa ritornare nella grazia dell'unione. Siamo qui, Signore, come pecore in un recinto, ci raduna la Tua presenza e la Tua voce.
Con la nostra presenza desideriamo rispondere alla tua chiamata, desideriamo dirti eccoci. E tu, in questa risposta, puoi riconoscere i nostri desideri, perché tu sai benissimo che cosa ci opprime, di che cosa abbiamo bisogno. Tu conosci la nostra interiorità meglio di noi stessi. Donaci, Signore, i tuoi doni, versa su di noi la tua grazia, affinché possiamo essere rinati, liberi da vari legami e guariti da varie malattie. Budi ti naša utjeha. Sii tu, Signore, la nostra consolazione, consolazione nella quale non ci mancherà nulla, perché in te, Signore, non ci può mancare nulla. Signore, benedici tutti noi e guariscici. Christe eleison. Christe eleison. Tarobien oste drogum. Eleison. Kyrie eleison. Neka vas, vas... Voi, vostre famiglie, e tutti coloro che sono nella vostra preghiera, benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.